ritrovano a giocare. Ferri, Altobelli, D'Ossena, Giannini, tutto di prima, molto bello. Giannini mette a terra prima di dare a Ferri, che indirizza all'indietro su Francini, il quale è costretto ad affondare il take, ma la palla è per Aberg, che va alla conclusione, il pallone. Passo un B seguito da Giannini, tocca ancora per Aberg, in profondità per lo stesso Sumbi, il cross. Aberg dalla bandierina, palla ancora in area, la mette fuori Giannini e poi va alla conclusione Francini, D'Ossena, Sumbi, Herlovsen. Tagliato il tocco, Altobelli ha la possibilità del contropiede, Altobelli va alla conclusione da molto lontana. D'esterno il lancio che deve raggiungere Mancini, è intervenuto Altobelli, ecco Mancini. Conclusione, fuori. Vialli, di prima a cercare Giannini. Giannini protegge il pallone ma entra in contatto con Sumbi e lo perde, Alsen. Carica il sinistro e lascia partire Mort, Sumbi, Sumbi, Sumbi che va via benissimo sulla sinistra, poi seguito da Mort, Altobelli. Verso Vialli, ottimo il passaggio, ecco il traversone, Mancini da due passi, poi ancora De Napoli. Mancini, tornato a destra. De Napoli, Mancini, Altobelli, De Napoli, è largo Bergomi, passaggio al centro per Altobelli, Altobelli a Mancini, Mancini di prima, stupendamente. Anche i norvegesi hanno in campo Henriksen, che non aveva giocato la prima frazione di gioco. Ecco De Agostini, D'Ossena, De Agostini è al suo debutto nella nazionale, la palla è per Altobelli, ancora verso De Agostini, De Agostini che riesce a trovare Altobelli, eccolo che riceve, ha di fronte Alsen, lo aggira, effettua il traversone, Mort che svetta. Giannini sulla palla per Mancini, Mancini mette giù, Giannini, palla però ancora per Eriksen e quindi alla battuta, è ancora affidato a Dahlberg, ecco d'esterno il passaggio per Soler, Soler che calibra il lunghissimo traversone. C'è il pallone per Osimhen, Casserena che dà l'indietro per D'Ossena. Tricella, ecco il lancio. Lascia sfilare De Agostini, De Agostini mette ancora in mezzo Vialli da due passi. Casserena che si disturba con lo stesso Vialli, Vialli si gira, ribattuta la sua conclusione, ancora il pallone in area norvegese, poi allontanato. Torresen ha dato ad Herlovsen, Herlovsen batte lunghissimo a cercare ancora il giocatore di cui vi ho parlato prima, Larsen Hochland, Zenga è fuori dai pali, c'è Ferri che tocca il calcio. Sugli sviluppi dell'azione è rimasto leggermente infortunato proprio Ferri, mancano due minuti alla conclusione, il risultato è di 0-0, partita così così della nostra nazionale che ha fatto vedere anche qualcosa di buono ma che indubbiamente spesso è stata in imbarazzo al cospetto dei norvegesi. Palla intanto indirizzata su Tricella e c'è